fare impresa già da piccoli. Bentrovati, è il tema del giorno, fa parte del progetto Erasmus Plus K2 e ha coinvolto una scuola italiana, nella fattispecie l'Istituto Comprensivo Melodia, e scuole di altre tre nazioni, Polonia, Germania, Svezia. 32 nel totale i ragazzi coinvolti in questo progetto, 8 per ogni scuola. 8 erano per l'appunto i ragazzi, età compresa fra i 12 e i 16 anni, che hanno preso parte al progetto, ragazzi di noto. Importante stabilire anche che è stato un percorso abbastanza lungo e che ha fornito delle opportune indicazioni. Pensate, 3 anni l'Erasmus Plus, tutto sulla economia. A volere questo progetto per la città di Noto e quindi per la scuola italiana la professoressa Daniela Auditore, mentre la professoressa Antonella Scardino ha collaborato alla realizzazione del progetto. Insieme a noi anche i ragazzi, i veri protagonisti. Pensate, a un argomento a volte anche ostico, difficile da digerire, parlare di economia ad una certa età, figurarsi in un'età così giovane. Eppure oggi i ragazzi sanno fare un progetto, una pianificazione, sanno come si può avviare un'azienda e soprattutto sanno quali sono i principi che ispirano l'attività di un imprenditore, partendo dal piano fino alla documentazione. Da questo momento in poi sarà una chiacchierata tutta sull'economia, grazie all'esperienza acquisita dai ragazzi, tra la professoressa Auditore, la professoressa Scardino e i ragazzi. Bentrovati. Allora, questo progetto è iniziato 3 anni fa, quindi nel 2015, ha coinvolto appunto, come diceva dottor Rosana, ha coinvolto 4 scuole europee e aveva come obiettivo quello di creare praticamente una piccola impresa nella propria città. Ciascuno dei paesi infatti poi ha effettivamente creato, virtualmente creato, un'impresa nella propria città. Noi abbiamo creato, cioè i ragazzi hanno creato un salone di tolettatura per cani, anche perché vi diranno loro come sono riusciti appunto a crearle e perché hanno scelto proprio questo tipo di attività commerciale. Mentre gli altri paesi, ad esempio la Germania ha creato una cioccolatteria, la Svezia ha creato un bar e la Polonia un negozio di prodotti biologici. Quindi ognuno poi praticamente fra di loro si sono incontrati, i ragazzi hanno creato addirittura anche le cooperative, quindi hanno pubblicizzato all'interno della propria azienda le altre piccole attività commerciali. Qual era lo scopo finale del progetto? Quello di creare un libro guida che desse, diciamo, quelli che sono i punti principali da seguire per poter avviare una propria impresa, quindi con tutti i vari step. Loro lo hanno fatto, è già pronto il libro, sarà stampato a breve e poi hanno logicamente creato anche un sito web. Naturalmente la cura del sito web è stata del collega tedesco, che è bravissimo con il digitale, quindi ha creato questo sito web dove ci sono tutti i lavori dei ragazzi, tantissimi lavori dei ragazzi, perché loro lavoravano sempre in gruppo misto, sempre di 4 o di 8, e alla fine di ogni consultazione presentavano il loro lavoro con una presentazione in PowerPoint. Quindi ci sono tante presentazioni in PowerPoint, ma anche tante altre cose, ad esempio una parte del capitolo un capitolo del libro proprio è dedicata a tutte le parole commerciali nelle 5 lingue, cioè svedese, polacco, tedesco, italiano e anche inglese, naturalmente, perché la lingua veicolare fra di loro è stata l'inglese. Quindi loro hanno acquisito non solo competenze economiche ad alto livello, ma anche un miglioramento notevole delle capacità linguistiche e giustamente anche sociali, perché loro
loro sono, quando uscivamo fuori e andavamo nei vari paesi, quindi Germania, Polonia e Svezia, loro alloggiavano presso le famiglie, quindi persone che non conoscevano naturalmente e si sono dovuti adattare parlando in inglese. Quindi questa è una cosa che insomma li ha sicuramente fatti crescere in tutti i sensi, dal punto di vista sociale, dal punto di vista linguistico e anche dal punto di vista economico. E, non lo so, io ora passerei magari la parola a loro, perché loro sono effettivamente i veri protagonisti di questa impresa, insomma, ecco. Appunto, noi abbiamo scelto, come ha detto la professoressa, appunto come idea di marketing e di business, appunto il centro di toilettatura, perché abbiamo notato che il centro di toilettatura è un'idea innovativa, perché non è molto diffusa nel territorio e appunto in base al nostro business plan, quindi a tutte le analisi e le previsioni che abbiamo incluso anche nei nostri PowerPoint, abbiamo notato che il centro di toilettatura può essere anche molto redditizio. Allora, innanzitutto io vorrei parlare, diciamo, della mia esperienza personale, quindi come mai ho deciso di aderire a questo progetto. Quando sono stati presentati tutti i vari progetti in prima media che potevamo fare, io cercavo soprattutto un progetto di inglese, quindi inizialmente ho deciso questo progetto Erasmus Plus solamente per il motivo di imparare un pochettino di più l'inglese, ma successivamente, quando appunto abbiamo cominciato a parlare di economia e quindi come poter aprire un business plan nella propria città o paese, ho cominciato subito a lavorare, diciamo l'ho presa molto bene. Sono stato molto contento soprattutto di lavorare con i miei compagni e successivamente è stata soprattutto un'esperienza per me molto importante, quella di andare per esempio negli altri paesi e poter conoscere persone o ragazzi stranieri, appunto anche conoscere la loro cultura e come lavorano anche nelle loro scuole. Quindi il primo passo, diciamo, di quando andavamo negli altri paesi era quello di ambientarsi immediatamente con le famiglie che ci ospitavano. Inizialmente veniva un pochettino difficile potersi comprendere con le famiglie che ci ospitavano, perché appunto i ragazzi erano più grandi di noi, quindi il livello di linguistica inglese è più avanzato rispetto al nostro, ma successivamente abbiamo cominciato a poter parlare molto meglio e poi soprattutto abbiamo cominciato soprattutto anche a far collaborare i nostri business che avevamo progettato per il nostro paese. Nel frattempo ci ha raggiunto Lavinia, anche lei ha partecipato al progetto Erasmus e anzi continuiamo proprio con Lavinia. Ecco, la particolarità di questo progetto che ti ha visto coinvolta, la tua esperienza. Vabbè, la mia esperienza è stata veramente indescrivibile, è stata l'esperienza più bella della mia vita, perché soprattutto a 13 anni non ti aspetti di aver già visitato due paesi del nord Europa, come per esempio la Svezia e anche la Germania, che è anche un po' più vicina a noi, ma perché a 13 anni non avrei mai potuto immaginare di compiere queste esperienze e soprattutto di conoscere così delle persone che sono diventati molto importanti per me, perché non solo mi hanno fatto crescere caratterialmente essendo più grandi di me, ma soprattutto dal punto di vista linguistico, perché appunto, come ha detto Samuele, essendo più grandi hanno un patrimonio dell'inglese, hanno un patrimonio linguistico inglese molto più ampio rispetto al nostro, ma che grazie a queste loro conoscenze maggiori rispetto alle nostre ci hanno aiutato a crescere. La mia esperienza più bella è stata per esempio nell'ultimo meeting, quello che c'è stato ora, che è finito da poco qua a Noto, perché poi è stato strano vedere delle persone che negli altri meeting sapevamo di poter rivedere poi dopo 6 mesi, e mentre dirsi quasi addio, e quindi è stato molto quasi commovente vedere i vari saluti e sì, le foto oppure scambiarsi i contatti. Per quanto riguardava di essere ospitati da queste famiglie,
La mia esperienza è stata veramente molto positiva. Venivo considerato come un membro della famiglia. Veramente, è stata veramente emozionante, un'esperienza unica. Un'esperienza unica, oltre a ad essere ospitati, è stata anche ospitare i ragazzi che venivano qui, sono venuti qua a Noto. Perché è come fargli vedere una realtà diversa e confrontarsi. È come se ognuno di noi si sia affezionato al proprio host o guest. Queste amicizie non finiranno mai. Questo progetto è stato unico appunto per questo, oltre che al lavoro magnifico che abbiamo fatto. Abbiamo assunto delle competenze che non credo sia normale assumere a 13 anni. Bellissima, bellissima questa espressione, complimenti, perché hai detto bene, è un argomento un po' difficile da mandare giù, e a 13 anni iniziare un'esperienza così importante come è stata la vostra, parlare di economia, parlare di azienda, un'azienda nella tua città, come avviarla è una bella cosa, veramente complimenti a voi. Professoressa Scardino, siamo alla fine di questo nostro quotidiano appuntamento, piccoli economisti crescono, ma il bilancio finale di questa calda esperienza che, diciamolo, è durata 3 anni. Sì, a differenza della mia collega, per me è anche la prima esperienza, perché è la prima volta che faccio parte di questo progetto, di un progetto Erasmus. E come hanno detto i ragazzi, come lo è stata per loro, lo è stata anche per me. Sono felicissima di aver collaborato con la mia collega, di aver lavorato con i ragazzi e di aver fatto questa esperienza. Grazie, grazie. Professoressa Auditore, professoressa Scardino, che dirvi? Veramente una bella esperienza, complimenti a questi giovani. Siamo in un periodo in cui si parla tanto di governo o di ministri dell'economia, del lavoro, chissà, magari un domani ci ricorderemo e vedremo un volto nuovo, conosciuto tanti anni prima, a capo di un ministero importante. Complimenti, perché parlare, lo ripeto ancora una volta, di economia a 13 anni, a quest'età, è un qualche cosa di fantastico. Ai nostri tempi eravamo molto lontani, parlavamo di ben altro, ma non così importante. Grazie a voi, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.